Gli incontri con l'autore del liceo Poerio di Foggia hanno portato in capitanata una giovane e promettente scrittrice romana, Giulia Villoresi, autrice di Panzanella. È una storia che calza a pennello con il pubblico della presentazione e gli adolescenti dell'Istituto Foggiano, visto che tratta proprio di una ragazza che sente di non essere adatta alla vita, ma non per questo rinuncia a vivere. Si sente brutta e sgraziata ed è alla ricerca di bellezza e amore fino alle estreme conseguenze e fino al paradossale desiderio di essere molestata da un uomo. In un flusso di ricordi tumultuoso, Carlotta, questo è il nome della protagonista, porta alla luce episodi che hanno segnato la sua esistenza, le suore cattive alle elementari, il sabato pomeriggio in discoteca, la sigaretta fumata di nascosto con l'amica nella villa di Porto Ercole, la vacanza ad Amsterdam e lo sballo con i funghi allucinogeni, la perdita della verginità in un'auto scomodissima con un ragazzo più grande, l'avventurosa gita scolastica ad Atene. La Panzanella è la protagonista del tuo libro. Cosa significa per una ragazzina, per un adolescente, apparire più che essere? Significa puntare su un involucro senza coltivare quello che c'è dentro. In quel caso poi ognuno ha la faccia che si merita, quindi diciamo il contenitore si usura, si perde un po', si imbruttisce anche se uno non riesce a farlo coincidere con quello che c'è dentro. C'è un po' di brutto natroccolo, un po' di Melissa P. Ma di Melissa P neanche troppo, perché credo Melissa P sia molto più insomma smaliziata, lei è proprio una bambina schiacciata dal peso della malizia altrui in realtà, quindi sì, un po' più brutto natroccolo.